Tempo che sistemiamo un attimo. Buonasera Gaetano, buonasera. Ragazzi, ci dovremmo essere in teoria, no? Fatto un paio di cose, non so. Allora, intanto facciamo un intro decente che come al solito faccio tocco e poi faccio danni come al solito. Comunque, buonasera a tutti amici, bentornati, ben ritrovati a questo appuntamento un po' fuori dalle regole, dalle norme del nostro canale perché stasera non facciamo videogiochi, non facciamo sabba, ma facciamo un mondo dei libri che era da tanto tempo che non portavo, come da tanto tempo che non porti sabba. Chiedo scusa a tutti per questo fatto, chi più chi meno sa che sto avendo un po' di difficoltà in questi giorni, in questo periodo, quindi please perdonate il ritardo, perdonate la mia mancanza, non è per cattiveria, è che sono una bimba un po' nei guai con le tesi, i lavori, eccetera, eccetera. Detto ciò, innanzitutto, prima di iniziare con un argomento e una figura abbastanza particolari e a mio avviso anche interessanti, perché io non voglio, cioè, questa figura è un po' medievaleggiante, diciamo così, un po' medioevo, un po' facciamo crociate, ok? No, vabbè, ora ovviamente vi spiego tutto, però è un po' una figura un po' particolare. Prima di farvi conoscere l'autore di stasera e ovviamente quello che a mio avviso è uno dei suoi capolavori, in realtà sono tutte opere fantastiche le sue, però questa è una di quelle che mi è piaciuta di più. C'è anche un mio amico che è tanto patito di questa figura che usa il titolo di quest'opera di cui parleremo stasera come nick del suo account per farvi capire, cioè siamo persone un po' strane, io e questa mia conoscenza, questo mio amico. Però ecco, prima di raccontarvi dell'autore di stasera, chiedo scusa se ogni tanto mi vedete soffiare col naso, starnutisco, letteralmente da venerdì che sono leggermente ammalata. Ha avuto febbre, ho naso chiuso, orecchie che praticamente non ci sento. Penso di essermi raffreddata in qualche modo e ci sta. Quindi chiedo scusa se colpo di tosse o naso che cola, purtroppo dovrete sopportarlo per stasera. Detto ciò. Siamo tutti un po' così, Gaetano, è il periodo, febbraio è il mese delle febbri, è un classico. Però, ho detto delle cose, quindi facciamo un'introduzione. Allora, l'autore di stasera, in un modo o nell'altro, diciamo che stasera non facciamo un discorso difficile, oddio, di che sta parlando, sta qua. No, l'autore di stasera, ragazzi, è un autore che tratta di romanzi, una tipologia di romanzi che abbiamo già visto insieme, il romanzo storico, quindi tutto ciò che ne deriva del romanzo storico, e a tutti gli effetti vista come la figura padre del genere, quindi ricordiamo il romanzo storico e quel romanzo che ha come caratteristiche un sottotesto verosimile alla realtà storica di cui parla, quindi magari il caso nostro italiano, il Manzoni, quello che viene raccontato nei Promessi Sposi più o meno poteva essere verosimile alla realtà, magari appunto i protagonisti non esistono, ma situazioni di peste, la rivolta del pane, eccetera, eccetera, sono accadute veramente. Cito il Manzoni perché è il nostro, diciamo, novellista, romanzista,
scrittore, persona brutta, non è vero, so, ovviamente raga, capite l'ironia, comunque persona brutta che ha scritto romanzi storici, cioè come nome famoso, ok? Ce ne sono anche altri, però di solito dici il Manzoni e dici tutti. Ecco, l'autore di stasera è il padre di questo genere. È una figura inglese, lo vedete qui a fianco a me, ed è il baronetto Sir William Scott. Una figura che ovviamente ha avuto modo di scrivere romanzi storici, ma anche romanzi che potremmo dire avere un sottotono epico, diciamo poema epico in un certo qual modo, poesie, racconti per i giovani, ed è un autore che ha come diciamo suo imprinting allo studio, diciamo del mondo cavalleresco, epico, folcloristico, ha come imprinting, diciamo, una vita, che è appunto una vita, potremmo dire, sin dall'inizio non molto simpatica. Perché? Perché il nostro Sir, il nostro Scott, lo vediamo nasce da una famiglia tutto sommato alto borghese, il padre Walter, non lo so, penso sia Walter, però Walter mi sa che, no, Walter è in tedesco, Walter dovrebbe essere in inglese. A noi sono sassoni, è un problema con i nomi, ce l'avrò sempre con loro. Comunque, il padre è un avvocato, ovviamente padre e figlio hanno lo stesso nome perché all'epoca si usava così, padre comunque del mestiere, ha un suo studio, la madre è la primogenita di una famiglia anche questa benestante, molto benestante, il padre. Il nonno materno del nostro autore era un professore di medicina all'università di Edimburgo e il nostro piccolo autore nasce appunto ad Edimburgo il 15 agosto 1771 e tutto sommato come famiglia, voi mi direte, beh, famigliaggiata, dove può esserci il primo problema? Il primo problema c'è quando successivamente la sua nascita, l'anno successivo, il giovane autore si ammala di poliomielite e quindi immaginatevi letteralmente manco un anno di vita, un anno e qualche mese. E si ammala e tu dici già un po' sfortunato ci sei per essere, cioè parti bene. Questa sua situazione di poliomielite la riesce a superare tutto sommato, però si ritrova ad essere ovviamente cagionevole di salute, si ritrova ad avere una situazione di diciamo un po' zoppo, un po' malaticcio, un po' sofferente a tutti gli effetti, e vediamo questo bambino ritrovarsi in una situazione in cui, non potendo stare ad Edimburgo, la famiglia, soprattutto il padre, decide di farlo vivere in campagna, diciamo nella fattoria di famiglia. In territori comunque del podere della famiglia del padre, che era comunque una famiglia di vecchia data, proprio scozzesi fino al midollo, e appunto questo bambino si ritrova a vivere in una zona che è quella di Sandy Knowe, penso si dica,
che è una zona, per capirci, tra il confine tra la Scozia e l'Inghilterra, pura campagna, puro nulla praticamente, in mezzo ai campi, quindi isolato, però all'aria fresca, una zona salubre in un certo qual modo, e una zona che era zeppa di folklore. Di miti, leggende, racconti d'avventura, e il bambino qua ha il suo primo imprinting, quello che dicevo prima, cioè inizia a esserci un tarlo nella sua testa, una passione che inizia a nascere proprio dalle avventure, dai racconti che gli dicono magari i servitori della fattoria della paterna. O magari balie, maggiordomi in un certo qual modo, e il ragazzino inizia anche ad appassionarsi anche alla storia, agli eventi, alle guerre, ai combattimenti, tra cui uno lo colpisce particolarmente ed è l'ultimo scontro di potremmo dire qualche decennio prima, 1749, l'ultima insurrezione fatta dagli scozzesi contro, diciamo, l'Inghilterra, che era stata una batosta, ok? E che aveva lasciato, molti morti e un animo in generale abbastanza insofferente. Però, questa situazione dava al bambino l'idea di terre selvagge, avventure, misteri, magia, tutta roba che in un certo qual modo riverserà poi nei suoi racconti. E cosa succede? Succede che ovviamente lui passa questa prima fase della sua infanzia relativamente in pace, ovviamente si ritrova ogni tanto a dover andare anche in una località vicina a Edimburgo, Bath, 1775, va in questa località dove vi erano bagni termali per curare un po' la sua salute cagionevole, e successivamente lo vediamo ritornare ad Edimburgo pochi anni dopo, nel 78, perché il padre lo vuole mettere subito a studiare, perché ti devi dare la mossa, cioè, ma non ho neanche 7 anni, non ho neanche 8, non me ne frega, devi studiare. E letteralmente a 7 anni lo vediamo prendere lezioni private da dei precettori per poi studiare alla Royal High School di Edimburgo l'anno successivo, quindi nel 1779, lo vediamo andare a scuola dove non eccelle, non spicca come un diamante. Poi perché era anche, cioè, quantunque si era un pochino ripreso rispetto a come stava prima, però non era propriamente al top della salute, ecco, quindi molte volte doveva saltare perché stava male. Vuoi perché lui amava molto leggere la lettura, i classici, lo vediamo veramente divorare tutto ciò che ha a che fare con miti, leggende, storie di avventura, romanzi d'avventura, diari di viaggio, eccetera, eccetera, ma per il resto non eccelle. Cosa succede? Succede che però questa sua passione per i libri e anche la piccola spinta fatta da un professore che si rende conto che questo ragazzino, ok, non è propriamente il top, ma può diventarlo. Il professor Mitchell dovrebbe essere, che quindi gli dà lezioni, potremmo dire, private di aritmetica e di religione, la storia della religione scozzese,
Quindi gli va a raccontare un po' gli avvenimenti accaduti durante diciamo, quegli anni, la storia precedente, lotte, cattolici, protestanti, anglicani, diciamo, sette e compagnia bella, fanno sì che il piccolo Scott inizia ad avere un'idea. Diciamo che tipo un piccolo tarlo che tende ancora di più, già abbiamo detto che c'era già qualcosa, ora progressivamente si sta formando. E successivamente, alla conclusione di questo periodo alla Royal High School, lo vediamo, trasferirsi per un po' di tempo dalla zia, nella cittadina di Kelso. Sì, dovrebbe essere Kelso, non so come si chiama, Kelso, non lo so in inglese comunque. Questa cittadina comunque è sempre tutto sommato nelle vicinanze, dove diciamo, gli viene impartita l'educazione per quanto riguarda l'ambito della grammatica, ok? Presso la scuola locale e dove inizia a farsi degli amici, inizia a farsi degli amici, inizia ad avere un'idea che è quella di diventare scrittore in un certo qual modo, cioè c'è ormai la passione palese, però c'è un però. Allora, essendo padre del romanzo storico, essendo uno dei più importanti scrittori del suo tempo, ma in generale della storia, qual è il dato di fatto, ragazzi, che abbiamo imparato? Ormai hanno rotto le scatole comunque con questa storia, a me ogni volta fa ridere. Cosa succede quando sei uno scrittore, però, diciamo, dal Novecento andando indietro, cosa fanno i genitori? Cosa vogliono che tu diventi? Il padre sottolineo che era un avvocato, quindi capite già dove voglio andare a parare. Giustamente, su richiesta paterna, esattamente, avvocato, su richiesta paterna, il ragazzo si ritrova, ragazzo che tra molte virgolette aveva 12 anni, non sto scherzando, all'età di 12 anni. Il nostro caro Walter Scott si ritrova spedito all'Università di Edimburgo, facoltà di legge. Perché sì, perché giurisprudenza, legge, se tu vuoi fare lo scrittore, devi fare i tuoi genitori ti devono sempre imporre che devi fare l'avvocato o il notaio o non lo so, è un dato di fatto. Queste cose, ragazzi, è un meme, però è vera, cioè. Prendete su 90 scrittori, 85 sono così, su 100 scrittori, 95 sono così, è un dato di fatto. È la professione preferita dei padri fin dal 1400, esattamente, Kyle. Fatto sta che il giovane, giovanissimo, dodicenne, si trova spaesato in una facoltà in cui il padre diventa, prenditi il pezzo di carta, prenditi, va bene padre, però a me non piace, io voglio fare lo scrittore, vabbè. Ovviamente, quantunque non interessato alla materia, comunque si applica e lo vediamo far carriera, lo vediamo a un certo punto uscire 1786 dall'università con il famoso pezzo di carta e all'età di 15 anni letteralmente iniziare una carriera lavorativa presso lo studio di suo padre e arrivando a scalare di molto la vetta, ok? Lo vediamo subito entrare come avvocato, per quanto riguarda, come si dice, ai banchi di tribunale, lo vediamo
vediamo far carriera, diventare sceriffo, precisamente sceriffo della città di penso dica così, del 1699, mentre nel 1806 diventa cancelliere della Corte di Giustizia. Quindi immaginatevi nel giro di pochi anni quanto fa carriera velocemente questo ragazzo, questo ormai uomo. E nel frattempo, tra un diciamo così, tra una difesa, un'accusa, tra un banco di prova, tra andare a fare lo sceriffo a destra e manca, lo vediamo anche iniziare a, diciamo, intanto durante i periodi estivi, frequentare comunque i suoi amici di vecchia data, e perché comunque si era fatto amici nella Royal High School, tra cui quello che sarà per un periodo il suo tipografo di fiducia, nonché suo illustratore, per un po' di tempo, poi vedremo più avanti cosa succede. E con questi amici lui dice praticamente, racconta di come passassero giorni e giorni a raccontarsi magari racconti, leggende, e anche grazie a queste figure che lui capisce di amare profondamente l'ideale cavalleresco, eroico, romantico, sia in prosa che ovviamente in poesia. E quindi immaginatevi, se vi dico che i suoi autori preferiti erano Shakespeare, Spenser, i canti di Ossian, e un autore che è Percy, Thomas Percy, che si ispirava, che lo ispirò a leggere, a conoscere e a tradurre poi ballate di origini tedesche, quindi riportarle in inglese. Immaginatevi un po' che tipo di situazione ci ritroviamo a che fare, cioè ci ritroviamo un giovane avvocato che veramente si diletta a tradurre ballate che possono essere anche di autori come, non lo so, Goethe? Ma chi è Goethe? Boh, non lo si sa, o Barger per dirne un altro. Quindi il nostro caro Walter Scott, diciamo che si diverte, diciamo che si diverte. Fatto sta che oltre ai suoi amici nelle lunghe giornate estive con cui chiacchierare, lui ha anche del tempo per andare all'avventura, potremmo definirlo così. Conosceva già alcuni territori un po' più isolati, un po' più, diciamo così, remoti, della Scozia, derivanti anche dalle conoscenze infantili dei territori che erano più o meno sotto la giurisdizione della famiglia paterna, ma comunque in generale era un tipo che amava viaggiare, conoscere, andare a vedere zone rurali. E tra una visita e l'altra, cercando di raccogliere informazioni, leggende, folklore, parlando con le nonnine del paese, non lo so, un po' come voglio sapere del mostro di Loch Ness, per farvi capire, ragazzi. Cioè, lui andava in giro, chiedeva informazioni, faceva, diceva, era un pazzo praticamente. Beh, in questi suoi viaggi ebbe a un certo punto modo di conoscere una fanciulla che di origine francese. Il padre era scappato dalla Francia, una situazione un po', diciamo che tra Napoleone e il periodo del terrore non era stata proprio piacevole, quindi il padre aveva deciso di andare a rifugiarsi in Inghilterra, o
comunque nei territori a questo punto diremmo più scozzesi che altro. E questa giovane ragazza, la figlia, Charlotte Geneviève Charpentier, affascinò così tanto il nostro autore che a un certo punto, 1797, comunque aveva fatto carriera, era con lo studio di suo padre, chiede al padre della nostra cara Charlotte se ovviamente può sposare la figlia. Matrimonio e sembrerebbe vita tutto sommato felice, la coppia ha persino 5 figli e vediamo come diciamo così, nel primo ventennio del 1800, Walter Scott scrive, basta, troppo, troppo, raga, fa troppo. Letteralmente, il primo ventennio, diciamo che Walter Scott ha 2 periodi di grande, fervore, scrittorio. Questo è il primo periodo e lo vediamo intanto scrivere nel 1802 2 volumi a cui poi se ne aggiungerà un altro che verrà aggiunto l'anno successivo, 3 volumi che quindi in totale che sono i Border Balance, quindi dovrebbe essere tradotto border e confine, ballate di confine, più o meno, non lo so, faccio schifo in inglese. Poi, dopo queste ballate, scrive l'anno successivo, oh, no, sì, l'anno successivo, poco più, un romanzo con tematica scozzese che è The Lay of the Mist. Mist Minstrel, The Lay of the Mist Minstrel, non, sheesh, ok, lo sapete che faccio schifo in inglese. Poi, che ebbe un successo assurdo, c'è da dire che Walter Scott non ha come lettori principali soltanto l'aristocrazia. Molti dei suoi lettori sono anche persone di ceto medio-basso, comunque gente che sa leggere perché sennò siamo un po' fregati, però lui si faceva anche a ballate, a storie tradizionali, quindi non vi è per forza solo l'idea rivolta all'aristocratico, ok? Poi abbiamo Mormion 1808, The Lady of the Lake 1810, The Vision of Don Roderick 1811. Mi sono fatta l'elenco perché se no. Vi dico che sono tanti, ok? Diciamo che fino al 1815 scrive. Ok, però vi ridico tutti, quindi Don Roderick ve l'ho detto, The Bridle of the Trait Main e Rokedi, sì, sono due romanzi, 1813, e The Lord of the Isles, penso si dica così. 2 anni dopo, quindi 1815. Scusate l'inglese, nel dubbio, se siete interessati, cercateveli perché io se faccio schifo in inglese. Faccio veramente schifo, lo so, e sono molto shish. Fatto sta, veramente, immaginatevi, come vi ho già detto, 1803-1815, un ventennio, diciamo così, a manetta a scrivere. E questo è soltanto il primo periodo. E in questo periodo lui non fa soltanto lavoro di avvocato o comunque sceriffo, figura nel consiglio come cancelliere, no, lui non fa solo questo, no, no. Vi sembra
Una persona che si ferma così poco? No, il nostro Walter decide anche intanto di affiliarsi a un giornale con ideali conservatori, quindi ha un'idea da conservatore per quanto riguarda l'ideale politico e poi decide di diventare comunque, diventa a tutti gli effetti, sì, uno dei capi dei comandanti della cavalleria leggera di Edimburgo, quindi immaginatevi anche il ramo, diremmo così, politico-militare, che ruolo aveva questa figura. Detto ciò, come vi ho già detto, in questo periodo lui aveva comunque un amico, amico d'infanzia, conosciuto appunto alla Royal High School, e questo amico d'infanzia aveva una topografia, quindi gli permetteva tipo la stamperia, topografia, dove poteva in un certo qual modo stampare i suoi volumi, i suoi testi. Questo amico, Ballantin, non lo so. Comunque, a un certo punto la sua topografia fallisce e ovviamente il nostro Scott si ritrova in una situazione un po' problematica perché non ha più un riferimento per dire ok. Cioè, la sua cosa era: dove li faccio ora stampare i miei libri? Ed è qui che entra in contatto con la tipografia rivale di quella del suo amico, con cui però riesce a fare un affare. Un affare che gli permette di ricevere un quantitativo di denaro che mette a frutto intanto comprando dei terreni e realizzando quindi il suo sogno di essere proprietario terriero, e tra l'altro 1811 gli permette di comprarsi un castello. Quindi sì, a un certo punto si compra un castello. Perché servono sta fissazione dei castelli? Non lo so, però si compra un castello. E questo castello sarà poi, diciamo, il luogo dove poi passerà gli ultimi momenti della sua vita. Quindi, per farvi capire, comunque era un posto abbastanza importante. Fatto sta, vediamo come a un certo punto, se la prima fase dei suoi racconti, quindi per esempio The Lady of the Lake, tutti quelli che vi ho citato prima, avevano caratteristiche di romanzo poetico, comunque avevano degli ideali più, potremmo dire, fantasy, tra molte, molte, molte virgolette, cioè non nel senso fantasy di ipogrifi, maghi, streghe e compagnie belle, ma comunque erano solo immaginazione, diremmo così. A un certo punto, con l'avvento di Lord Byron, con l'avvento di una nuova tipologia di scrittori, con l'avvento di nuova gente che inizia a scrivere su questo modello, il nostro autore si trova ad avere un declino delle sue opere e quindi cosa può fare? Decide di spostare il suo interesse verso un'altra tipologia di romanzo, un romanzo che sia più realistico in un certo qual modo, un romanzo che si rifà alla storia, al folklore, alle tradizioni di un posto, ma con figure mai esistite, fatti verosimili, situazioni verosimili, con uno sfondo storico reale, però figure
magari i protagonisti, perché so che sono sempre i protagonisti che non sono mai esistiti. Manzo storico. E il Manzoni al nostro caro Scott deve tantissimo. Ed è a questo punto, seconda fase, secondo periodo di cui vi raccontavo prima, sti romanzi verosimili storici. Vabbè, cioè, nel senso, il romanzo storico l'abbiamo parlato, cioè, lo scenario, lo sfondo è quello storico. Quindi mettiamo il caso dell'Ivano, ok? L'opera di cui volevo parlare stasera, dico già da ora, faccio un piccolo spoiler, pazienza. L'Ivanhoe ha come situazione, diciamo, terza crociata, Riccardo cuor di leone, Normanni contro Sassoni, il buon Giovanni senza terra. Sono cose, tra virgolette, sono figure e vi sono avvenimenti che sono reali. Vi sono delle situazioni durante tutto il racconto che possono essere verosimili, cioè può essere successo un avvenimento per cui qualcuno ha rapito qualcun altro, non voglio fare tanti spoiler, però la figura del protagonista non esiste. Tutta la vicenda amorosa che gira intorno al protagonista non c'è. Scusate, ragazzi. What? No, I don't. Vinegar. You said somewhere to find What? I don't understand. So, sorry. it. Vinegar. Vinegar. Jesus. Why you want more? This one, maybe. Yes. Please put on the washing machine, okay? Stavo dicendo, prima che mi chiedessero se avessi dell'aceto, quindi queste sono le cose belle, no? Le cose che succedono in live, no? Quindi ci sono degli avvenimenti che hanno una base, uno sfondo che è reale, ma poi sono fittizi o verosimili. Allora, finiamo questo. Che bello essere in una. Avere delle coinquiline. Allora, il bello della diretta in diretta. No, è il bello di avere delle coinquiline e di essere un'universitaria. Va bene. Fatto sta, che cosa succede quindi in questo periodo? 1814. Il nostro caro Walter Scott inizia a fare una stesura veramente immensa di opere su opere con dicitura principalmente da romanzo storico. Quindi, partendo dal 1814, abbiamo prima pubblicazione a pari merito con l'Ivanhoe, l'altro suo capolavoro che è il Waverly, penso sia Waverly dovrebbe essere. L'anno successivo il Guy Mannering, non ve li so dire tutti perché sono veramente troppi. Sapete che comunque anche in questo caso dal 1814 fino al 1826 abbiamo praticamente quasi ogni anno almeno una pubblicazione, se non anche più di una. Quindi se mettete che andiamo intorno in alcuni casi anche ad avere annate in cui vengono pubblicati tre romanzi, due romanzi a botta, capite che in questo periodo, in questi anni, vi è proprio un full immersion nella stesura di racconti.
Successivamente, dal 1827 al 1830, invece sembra che l'autore si dia in un certo qual modo una calmata, nel senso che no, non è che dice, oh vabbè, ho scritto tantissimo, ora mi fermo. No, anche perché era diventato iperfamoso, i suoi romanzi, i suoi scritti, le sue poesie andavano a ruba, le sue ballate, le sue traduzioni andavano a ruba. Quindi in questi anni, in questi 3 anni, lui letteralmente scrive 4 volumi intitolati Tales of Grandfather, quindi i racconti del nonno. Erano praticamente racconti, sono una serie di racconti con tematica ovviamente sempre scozzese, racconti per i giovani, per i ragazzi. E poi ci sono castelli da mantenere, esattamente Kyle, quindi un castello non lo mantieni se non lavori e non paghi le tasse, anche al tempo comunque c'erano le tasse. Detto ciò, mi ha veramente smorzato la cosa dell'aceto, scusatemi, mi ha fatto male qui al cuoricino. Fatto sta, dato che in certo qual modo vi ho già citato Livano e a sto punto ve lo dico, cioè faccio un piccolo riassunto minuscolo, così se ve lo volete leggere ve lo leggete. Però vi dico, appunto, vi ho detto, abbiamo come personaggi presenti nella trama Riccardo Cuor di Leone, Giovanni Senzaterra. C'è un accenno di Robin Hood e della banda di Sherwood. Abbiamo la figura di Wilfred Ivanhoe, questo giovane cavaliere protagonista, innamorato di una nobildonna, pupilla di suo padre, che si chiama Rowanna. Il padre Cedric, Sassone, che però vuole dare questa giovane fanciulla in sposa a un possibile futuro, diciamo, erede al trono, una figura un po' disgraziata a tutti gli effetti. Abbiamo una figura invece aiutante dei protagonisti, che è la giovane Rebecca, che tra le altre cose è innamorata del nostro Ivanhoe, e tutto si gira attorno alla tematica appunto Riccardo tornava dalla terra, lo accoglie la sua terra, ma c'è Giovanni senza terra che gli rompe le scatole. Questa è la tematica ovviamente principale, cioè questa è la tematica non principale, questa è la tematica di sfondo. La tematica principale invece è la storia d'amore un po' alla Tristano e Isotta di Ivanhoe e Rowanna, che si vogliono tutte e due, ma è un amore contrastato. Romeo e Giulietta, ragazzi, Romeo e Giulietta, gli piaceva Shakespeare, non ci vuole tanto a capire cosa succede. Vi dico che il testo dell'Ivanhoe è una continua situazione di colpi di scena che tu non ti aspetti, dici ma, e parte. Allora, non mi viene da ridere, vi dico che per gli amici che capiranno c'è anche Er Cavaliere Nero. E quindi, se siete volete sapere chi è il Cavaliere Nero, andatevi a leggere Livano, perché c'è anche il Cavaliere Nero. Io sto morendo perché mi sta anche colando il naso. Sta, ovviamente, immaginatevi che questo testo spopolò al tempo, eh. Cioè, il nostro, ripeto, il nostro Alessandro Manzoni deve tantissimo a Walter Scott. Fatto sta, fatto sta, fatto sta. Cosa succede a un certo punto? Ovviamente
tu hai tutta la forza, hai veramente due periodi di massimo lavoro, però a un certo punto ti ritrovi per cattiva gestione del patrimonio, dei soldi, investimenti sbagliati, ti ritrovi potremmo dire ad avere un debito di aspettate, di 100.000, 111.000, 110.000 monete, in qualche modo era, penso che fossero, qual è la moneta del tempo, non me la ricordo. Comunque si trovò a un certo punto a dover veramente avere tantissimo da ripagare. Si trovò indebitato fino al collo, sterline, eh sì, non mi veniva, perfetto, sterline. Se lui si ritrovò indebitato fino al collo, non se l'aspettava, non se l'aspettava, e tra le altre cose, questo avvenne in concomitanza con la morte della moglie, 1826. Boom! Un'ammazzata qua tra capo e collo, ragazzi. E lui disse: vabbè, mi rimbocco le maniche. Non mangio, non bevo, non dormo, scrivo e basta, anche perché sinceramente si ritrovò a dover ripagare questo debito. La morte della moglie era a pezzi, il povero Scott, e dopo 2 anni di lavoro non è riuscito neanche a pagarne cioè no, forse era riuscito a pagare poco più di un terzo. Quindi immaginatevi con 2 anni di lavoro a pieno ritmo ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Tra le altre cose, a un certo punto, questa situazione, se non mangi, non bevi, non dormi e lavori e basta, ti porta ad avere un collasso, praticamente, ti porta ad avere un problema al cuore, al corpo, all'anima, a tutto. E a un certo punto, quindi, vi è proprio da parte dell'autore, il suo corpo inizia a non reggere più. Lo vediamo ad avere praticamente i primi attacchi, stare male. Dice: faccio persino un viaggio in Italia per magari sperare che l'aria salubre dell'Italia, il sole, il mare, la gente. No, vabbè, questo non c'entra nulla, però magari, sapete, rispetto alla fredda Inghilterra, magari stare un po' meglio. Nulla. Ritorno in patria, 1832, ritorna in patria e prende il tifo. Prende il tifo, e diciamo, lui ritorna in primavera, si ammala a fine estate e nel settembre dello stesso anno muore. Muore lasciando ovviamente gli eredi ancora indebitati, che sono costretti a vendere il castello e a vendere come si dice? Mi viene il termine, mi viene i diritti, a vendere i diritti dell'ultima sua opera per sperare di arginare la situazione. Quindi immaginatevi il tracollo di questa figura. Figura che, tra le altre cose, non è che visse tanto, cioè lui probabilmente, se non si fosse trovato indebitato e con la morte della moglie, sarebbe vissuto molto di più, avrebbe scritto molto di più. Oh mio Dio, grazie a Dio è morto, perché se no c'era un quantitativo di opere di Walter Scott infinito. Però, no, ovviamente sto scherzando, però a tutti gli effetti la situazione è questa. Detto ciò, ovviamente venne seppellito nella cappella di famiglia, e sappiamo che
come linee generali, volendo dare un'idea su come scrive e su come lavora Walter Scott, non è una figura che potremmo dire. Allora, non vi è un'elaborata trama per quanto riguarda la psicologia dei personaggi, ok? Vengono date delle linee, però non vi è diciamo, entrare nella mentalità della figura, quanto più vi è un purpurri, cioè un'immaginazione assurda lui, ok? Quindi se la sua lacuna, vogliamo chiamarla lacuna, era quella di non dare troppo ai personaggi troppa psicologia, quindi renderli praticamente del tu sei buono, punto, personaggio marionetta. D'altro canto, scenari, vicende, situazioni, colpi di scena, uno dietro l'altro fatti bene, cioè la fantasia veramente galoppava in questo autore e ovviamente tutto reso, almeno per quanto riguarda il suo secondo periodo, quindi quello del romanzo storico, in maniera comunque verosimile. Quindi ci possono essere situazioni in cui abbiamo figure che vengono a essere ritenute streghe, quindi condannate per stregoneria. Possono esserci situazioni di conflitto tra Normanni e Sassoni, cito, ok? Quindi è una figura che è veramente, per il suo modo di creare, poliedrica. Riesce, se non riesce a sistemare magari la mentalità, non te lo fa pesare, cioè non ti viene da dire eh sì, ok, perché non hai tempo. Cioè c'è subito il colpo di scena, c'è subito il ok, quindi aspetta, ma quindi oh, ma davvero? No, ma per capirci. E come ho già detto, lui si rifà molto al folklore della sua terra. Vi sono rimandi, soprattutto per esempio nei racconti della The Tales of Grandfather, vi è proprio la tradizione scozzese che viene esplicitata, ma non solo in questi racconti, in realtà in molte storie, la vena, diciamo, come dire, della tradizione, il suo interesse per la sua terra si viene a essere rispecchiato. Quindi io a questo punto faccio una domanda. Avete mai avuto modo di leggere qualcosa di quest'autore? Io chiedo scusa, aspettate. Purtroppo vi posso dire anche che io Livano e lo consiglio, veramente lo consiglio tanto. Vabbè, sì, Kyle, che ti sei letto tu? Se posso chiedere. Perché tra le altre cose ci sono alcune cose di Walter Scott che potrebbero essere riconducibili anche ad altre. Walter Scott l'abbiamo veramente citato troppo. Troppo e tanto, veramente. Mi pizzica il naso. Allora, guarda, Gaetano, però, come da quello che ho visto, dovrebbe essere bello. Sinceramente sì, tra le altre cose, ecco, non volete leggere? Ah, Livano è. Vabbè, allora mi sai dire. Allora, la mia opinione è il fatto che l'autore ti metta così tanta roba di colpi di scena al cavaliere. Io la cosa del Cavaliere Nero ci ho rimasta male, te lo dico, non, mi è venuto da morire. Però ecco, Livano è ok. Clan.
Crying Wolf, no, quello non l'ho letto. Ho letto io Livanue, ho letto qualcosina dei racconti del nonno, The Tales of Grandfather. Poi mi ricordo il... non mi viene il nome. Vabbè, ho avuto modo di... però era un frammento quello proprio di antologia, La Dama del Lago, quindi là la storia di tutti che vogliono la mano di una tipa. E tre pretendenti per una ragazza, dici vabbè. Vabbè, ci sta. Per te sembra una soap opera americana, ci sta. Beh, comunque sempre migliore di Beautiful. E comunque non è che Renzo e Lucia fossero migliori, però vabbè. Comunque, già che mi ci hai messo, mi viene in mente mettere l'immagine del divano e con la musica taratatarat. Perché mi hai messo in mezzo? Mi viene in mente Beautiful, mannaggia. Il cavaliere nero, al cavaliere nero. Non gli devi rubare le terre al cavaliere nero. Scusate, scusate. Citazioni, facciamo tante citazioni. No, comunque Gaetano, stavo dicendo, ci sono anche dei film sui lavori di Walter Scott, quindi sono film vecchi, quindi non vi aspettate computer grafica o altra roba, sono del secolo scorso, però ci sono. Vabbè, ovviamente. Kyle, l'idea del giullare delle cose ci devono essere, ma anche l'idea ok, non posso dire perché sennò la gente deve leggersela, però l'accusa di stregoneria, ok? Perché lei è la tipa e quindi basta, basta, se no si spoilera. Però Livano ha dei momenti un po' del tipo, ok, stereotipo, però in effetti, boh, mi sa più stereotipo il nome della rosa su questo genere di cose. Almeno Walter Scott è del 1700, cioè 1700-1800. Eco è un po' più recente. Però vabbè, dissing a Eco. No, vabbè, è un modo di dire. Ci sono degli stereotipi e delle cose che sì, c'erano, ma anche meno. Vabbè, ragazzuoli belli, io a questo punto, se non avete domande, se... Allora, il tipo è più noioso di Scott. No. Vabbè, ma allora, il fatto è che il nome della rosa, se pensi che non era neanche... Cioè, è stata la cosa che più è andata a genio alla gente e a lui non piace, quindi le opere che invece a lui piacciono, che ha scritto lui, non nessuno se le calcola, quindi ok. Vabbè, allora a questo punto... A questo punto direi che la concludiamo qua, anche perché vado a vedere che fine ha fatto il mio aceto. Ma raga, ma è possibile che mi vengano a chiedere l'aceto quando sono in live? Ma comunque è una giornata che mi stanno a chiedere cose assurde, del tipo, hanno fatto festa ieri? Lo so, non c'entra nulla col mondo dei libri, però vi dico, hanno fatto festa ieri?
praticamente hanno lasciato lo schifo e ho detto, vabbè, io ho pulito però venerdì, ho lavato in terra, spazzato, fatto tutto, non vi sto a ripulire. Ah, non stai a ripulire? E ho detto no, perché io il lavoro della settimana l'ho fatto. Siete voi che avete sporcato come delle... Anche, e tra le altre cose, abbiate pazienza, ma non sono neanche messa tanto bene. Raga, io fino a ieri avevo 37,5-38 di febbre, quindi. E loro fino alle 3 di notte a vedersi Sanremo, mannaggia ad Amadeus e a quelli che vanno a Sanremo, per carità, ovviamente si gioca, ma neanche tanto, cioè io volevo dormire. Quindi per farvi capire, quindi ora l'aceto, non lo so, una fettina di coscia, un arto, un occhio, non lo so, una costola, un rene, non lo so, per un po' chiedete, chiedete, cioè, vabbè, la gente non sta bene, comunque. Dai, ve lo dovevo dire, stata perché io che devo fare, la gente non sta bene, comunque. Spero che siate riusciti a seguire tutto il discorso. Io eventualmente, veramente, se non avete voglia di vedere Ivano, e, cioè di leggerlo, vedete i film, tanto io la cosa del Cavaliere Nero, per me basta. Però dai. Ci sentiamo martedì, magari porto qualcosina, un giochetto, qualcosa. E ci si vede quindi alla prossima. Vado a Nanna e mi faccio intanto un tè caldo, una camomilla calda perché ho bisogno di qualcosa per la gola. Notte notte a tutti!